è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Oggi ripensavo all'origine di tutto. È una vecchia storia che risale alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 1947 i federali approvarono il cosiddetto National Security Act. La legge consegnava ai federali il controllo delle nostre strade, delle nostre ferrovie, delle nostre radio. Potevano prendersi tutto senza bisogno di giustificazioni. Oggi non ci sono più federali, ma noi siamo ancora qui a illuminare il mondo con il faro della verità. E la verità è che io sapevo. Da anni giravano strane foto, campi di sterminio della Nero costruiti intorno a noi, qui in America. Ma nessuno mi credeva. Se qualcun altro avesse parlato, tutto questo non sarebbe accaduto. E vi garantisco che non accadrà di nuovo. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Su una cosa avevi ragione, Cope. Tutti gli accampamenti della Nero si sono rivelati dei campi di morte, solo non come immaginavi tu. Cecchino appostato. Accidenti, non ora! Sei morto inutilmente. Lo sai, vero? Inutilmente. Radio Free Oregon, la verità ci rende liberi. Oggi ripensavo all'origine di tutto. È una vecchia storia che risale alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 1947 i federali approvarono il cosiddetto National Security Act. La legge consegnava ai federali il controllo delle nostre strade, delle nostre ferrovie, delle nostre radio. Devono prendersi tutto senza bisogno di giustificazioni. Oggi ci sono più federali, ma noi siamo ancora qui a illuminare il mondo con il faro della verità. La verità è che io sapevo. Da anni giravano strane foto, campi di sterminio della Nero costruiti intorno a noi, qui in America. Ma nessuno mi credeva. Se qualcun altro avesse parlato, tutto questo non sarebbe accaduto. E vi garantisco che non accadrà di nuovo. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Su una cosa avevi ragione, Cope. Tutti gli accampamenti della Nero si sono rivelati dei campi di morte, solo non come immaginavi tu. Posso aggiustarla? Bene. Altri rottami.
Oh, un attimo, qui non avevo finito di bruciare i nidi. Che cosa ti sei perso? Ah, tornerò un'altra volta per finire di bruciare i nidi. Essere qui vicino. Un altro. Ok, sotto quelle fiamme. Sei tornato lassù, dopo che ti ho detto di non farlo. Senti, faccio un taglio, d'accordo? Sto dando la caccia ai furiosi, capito, Boozer? Le taglie sono l'unico motivo per cui vado lassù. Oh, merda! Monna! Cristo! Aspetta, stanno rallentando. A quanto pare si fermano. Huh?
sto bene. Penso fossero colpi d'avvertimento. Se avessero voluto colpirmi, sarei già morto. Dick, lo ricordi quando ti ho parlato del tuo istinto suicida? Sì, sì, tranquillo, Dick, concludo. È un'orda. Ehi là, che mi avete lasciato, stronzi? Yeah.
Tanti saluti! Ancora una taglia. Ok. Ok, sembra un dispositivo radio. Cristo, torna qui, non scappare! Piccola merda, è roba mia! Ah, finalmente! Questi piccoletti corrono come schegge. Sì. Allora, che diavolo ci fanno qui? Credo fossero qui per osservare i furiosi. Ho visto che fermavano una larva con una specie di cappio, come per metterle un dispositivo di rilevamento. Osservare? In che senso? Nel senso di legarli, prelevare campioni dal corpo, come nel programma con gli animali selvatici. Sono scappati dagli erranti, schizzati via, ma hanno lasciato dietro delle attrezzature, una radio. No. Aspetta, non penserai che Sara... No, io non lo so, so solo... È vivo, Boozer, è vivo. O'Brien, uno di quelli della Nero. Mi limiterò a rintracciarlo se possibile. Mi servono risposte. Maledizione. Ok, senti. Tra non molto potrò tornare in sella. Se quel bastardo è vivo, lo troveremo. Puoi dirlo forte. Ci sentiamo più tardi, Deacon. Chiudo. Ok, O'Brien. Dove accidenti sei finito? Ehi. Ehi. Mi sa che mi sono perso. Potresti aiutarmi? Come, scusa, ti sei perso? Sì, sto cercando la vecchia strada per Belknap, ma non ci sono molti cartelli qui intorno. Stai scherzando, vero? No. Cosa? Che c'è? Cosa? Oh. Bene. Ora è perfetto. Sì. Grandioso. Che meraviglia. Quindi le indicazioni? Scusa tanto, ma non conosco Belknock, Belknack, Belkni, Belknap, proprio quella. Non ho idea di dove sia, non posso aiutarti, mi dispiace. Quindi è un no? No. Ok, grazie lo stesso. Ehi!
Ti serve un passaggio? Sì, mi serve. Grazie per averlo finalmente chiesto. Io sono Sara. Io dico... Oh, scusa per lo sporco. Non so come si... questo affare... È intuitivo, devi tirar su. Devo... La gamba. Ok. Sì. Quindi... Ok. Pronta. Ehi! Ehi! Reggiti forte. Grazie mille, davvero. Di niente. È che qui siamo isolati, quindi... Come isolati? C'è un locale niente male, il Crazy Willy, più avanti. No, intendo che il telefono non prende. L'avevo capito. Ah, certo. Scema io. Cosa ci fa una bella ragazza come te in un posto del genere? Sai, me lo chiedo spesso anche io. Mi occupo di ricerca. Insomma, studio cose. Grazie, ignoravo cosa fosse la ricerca. Scusa, beh, mi occupo di piante. Studi le piante? Già. Sicura, stai bene? Sì, sto bene, è che... Ehi, il mio cellulare prende. Ehi, sì, sto bene, ma l'auto che mi hai mollato è un catorcio di merda. Un carro attrezzi. Mi trovo... Non so dirti, non so dove sono. Strada 42. Strada 42. Sì, a circa un chilometro. Ok, ci vediamo dopo. Dai, ti riporto all'auto. Aspettiamo il carro attrezzi insieme. Beh, non saprei. Come vuoi. Quando torneranno quei tizi saranno felici di darti un passaggio. Ok, d'accordo. D'accordo, solo... Dammi un secondo. Arriveranno subito. Sì, ho capito. Al diavolo, partiamo. Ma stai più attento stavolta, ok? Non ti eri perso, vero? No, dipende dai punti di vista. La mia ex ti risponderebbe che mi sono perso da anni. Hai l'aria di chi conosce la zona. Quindi tu non sei di qui? No, vengo da Seattle. La società per cui lavoro ha appena aperto un laboratorio qui. Così mi sono trasferita in mezzo al nulla. Per studiare le piante. Esatto, te l'avevo già detto, dimenticavo. In sostanza, la mia compagnia collabora con un'impresa di bioingegneria e alcune delle piante di cui mi occupo sono molto rare. E il caso vuole che crescano qui. È la cosa più interessante che abbia mai sentito. Che diavolo. Lì! Abbiamo compagnia. Oh, merda. E tu chi saresti, eh? Come immagino. Vero motociclista, eh? Sì! Sì, colpiscilo ancora! Mi stai divertendo, biker boy? Ti colpisci! Non fai più il colpisci! Vero, biker boy? Sì, sì! Gli faccio vedere! Ti do una bella lezione, dico bene? Forza! Questo! Merda! Oh, fanculo! Cazzo! Aspetta! Aspetta!
Forti, cazzo! Vai! Oh, santo cielo! Oh, mio Dio! Oh, no, no, no! Oh, mio Dio! Ehi! Mi dispiace tanto. No, non so neanche. Stavo solo guardando nella tua borsa. L'ho vista e... Oh, avrei potuto uccidere qualcuno. Beh. Oh, merda. Forse, ma prima dovresti puntarla su di loro. Non avevo mai fatto nulla del genere. Ho visto... L'ho vista nella tua borsa e ho tentato di chiamare la polizia, ma... Sai cosa facciamo? Segnale. Adesso non aspettiamo qui finché non arriva il tuo amico. Ok. Grazie. Non l'avevo mai fatto prima. Non sembrava. Davvero? Tucker, Hot Springs, mi ricevete? Mi servono informazioni su quella superstite avvistata da Larsen a Marion Forks. Dico, ti ho già riferito tutto quello che so. Una donna, giovane. Aspetta, mi ha parlato di Hungry Jim, la vecchia pasticceria vicino al ponte est. Quella con il boscaiolo gigante. Sì, ho presente, insieme da me. Bravo, e ricorda, portala da me. L'altro giorno si è fermato un branco di randagi. Ci hanno venduto delle armi. Potresti trovare... Merda, tempismo perfetto. Bravo, e ricorda, portala da me. L'altro giorno si è fermato un branco di randagi. Ci hanno venduto delle armi. Potresti trovare qualcosa di utile. Buono a sapersi, Dico, chiudo. Ehi, quanti randagi avete ucciso oggi? Non serve guardarvi in faccia per capirlo. Serviva proprio. A posto. Sì, rottami. Sì, giusto. Qui erano rimasti altri nidi da bruciare.
Ian! Sistemato. In giro ci saranno meno curiosi. Schiaccia così! No, Mati. Da quanto siete qui? Tendere imboscate e rubare provviste. Come usarti? Benzina.
Perfetto. Bene. So che sei qui vicino. Avrei bisogno d'acqua. Forse. Forse giù il torrente. Devo guardarmi intorno. Impronta nel fango. Un bambino o una donna? Cazzo, Boozer lo saprebbe. Devono essere sue. Forse viene qui a prendere l'acqua. Vieni qui tutti i giorni per l'acqua, dico bene? Ma ti muovi con circospezione e non ti trattieni meno. E scontro. Astuta la ragazza. Resta lontana dalla strada, esce solo di notte. Ci sono i furiosi, ma vederli è più difficile. Stronzi ripugnanti, nessuno di voi uscirà vivo da qui! Vi dico... dico che l'ho vista, dannazione! Sparpagliatevi, cercate in giro! C'è una ragazza qui intorno! Visto qualcuno? Visto qualcosa? Uomini! Gli sbarriti! Yeah.
Andiamo, andiamo. Restano poche munizioni. Redenzione! Segui il cammino! Riesci a vederlo? Ci è rintanato! Avanziamo! Ricorico! Perché proprio ora? Fuoco! Fuoco! Ripugnanti, nessuno di voi uscirà vivo da qui! Un rottame per sempre. Cos'è stato? Smarriti! Gli smarriti arrivano!
forza, entra! Questo era lui. Dov'è finito? Taglie. Perso. Succede. Sei fregato. Ti sposto al riparo. Okay.
piaciuto? Qualcosa si è mosso. Vieni fuori. Qui. Qui. Hai trovato il cammino. Abbiamo annientato gli smarriti. Questa non ti servirà. Ti proteggo io. Aprirai gli Il nemico è redento. Smarriti, gli smarriti. È qui, lo so. Deve nascondersi dentro. Cerca il cammino.
Vaffanculo. Chiusa a chiave. Sono quasi a secco. È nascosto! Addosso! Sparato!
Alleggeriamolo! Copritemi, forza! Sto andando! Alleggeriamolo! Dovrà cedere all'oblio! Ormai sei lì! Cosa? Sistemato. Casa è sbarrata. Come fa a entrare e uscire? Una scala, ecco com'è.
Vediamo. Ah, devo solo metterla qui. Bene, bambina, dove ti nascondi? Non aver paura. Non ti farò del male. Sei da sola, c'è qualcuno con te? Oddio. Ok. Questa è camera tua? Che meraviglia. Queste sono tue. No! Lisa. Questa è mia. Piano. L'ho vinta a ginnastica. Meritavo il primo posto, ma Missy King ha imbrogliato. Lisa! Lisa, li senti tutti questi spari? Qui non siamo al sicuro. Dobbiamo... La mia... Mamma mi ha chiamato e mi ha detto di correre a casa senza fermarmi, che mi aspettavano qui e saremmo andati via insieme e... Sono arrivata e c'era un biglietto con scritto che erano andati via e non sapevo cosa fare. Così mi sono nascosta e non sapevo cosa fare. Ok, tranquilla, tutto ok. Lisa, qui vicino c'è un accampamento. Devi venire là insieme a me. No. Ci sono altre persone lì. Altra gente, li conosco, eh. Sarò sincero, è un campo di lavoro. Per mangiare dovrei darti da fare. Sarà dura. Cosa? Ma almeno non morirai di fame. No, no, la mamma verrà a prendermi. Ok, è tua mamma? Hai detto che non è tornata, giusto? Chissà, potrebbe essere all'accampamento. Mamma è all'accampamento. Certo, mi sta aspettando. Ok, stammi vicino. Quegli uomini armati sono ancora lì fuori. No, non devi preoccuparti di loro. Sono infette. Attenzione!
qua sotto. Andiamo. Attenzione! Thank you.
Vieni, prendi! Dai, dobbiamo muoverci. Non sono sicura. Avanti, piccola, dobbiamo andare. Ah, ok. Non è ridotta troppo male. È a posto, credo. Ehi, come ti chiami? Deacon, mi chiamo Deacon. Lisa, come hai fatto a sopravvivere qui fuori, da sola, tutto questo tempo? Mio padre ama la geologia. Mi portava in giro a caccia di geodi. Geodi? Sono rocce, ma se le tagli a metà l'interno è meraviglioso. Ok, si sembrano belle. Giravamo parecchio insieme. Il cratere di Bella, la piana lavica, il Black Crater. Ovunque. Pensi che lo troveremo all'accampamento? Non lo so, ragazzo. C'è qualcuno nel tunnel. Cosa? Stavi a sentire quei colpi di pistola, Carlo. Gli uomini molto cattivi, capito? Sì. Sta qui e nasconditi. Non uscire finché non te lo dico io, ok? Arrivano. Ok, pezzo di... caricalo! Merda, ricarico! So dove ti nascondi. Si è rintanato! Avanziamo! Ripiegare, via, via, via! Ripiego! Ehi, al volo! Lancia la bomba a tubo! Devo caricare. Una moto, c'è qualcuno. Ok, al pezzi riparo. Di merda, ti al riparo! Sì, caricalo! A terra! Stendilo! Andalo al tappeto! Finalmente! Fuoco!
moto. Ma come? Pezzi di merda, divertiamoci. A terra! Sì. Che diavolo vuoi fare? Vai, ti coprio! Vieni fuori! Andiamo, andiamo, andiamo! Una moto da randaggio. È qui. Dei pezzi di merda. Vediamoci. Sì, caricalo! Voglio a terra! Forza, entra! Ripiego! Siamo! Guarda che ti vedo! Servono più a me. L'ho ucciso! Ora è mia. Ottimo. Lisa! Ehi! Esci, ora è sicuro! Finalmente, cazzo. Forza, salta su. Stai bene? Sì, sì, ma credo di voler tornare a casa. No, all'accampamento. Sarai al sicuro lì, vedrai. Ok. Ti farò una domanda, Lisa, e devi riflettere prima di rispondere. Qualche tuo vicino aveva armi da fuoco, non so, pistole, fucili, armi del genere? No, sono arrivati degli uomini e hanno preso tutto. E gli uomini? Erano come quelli nel tunnel o indossavano uniformi, come nell'esercito? Come nell'esercito, ma erano molto sporchi e portavano bandiere fatte in casa. Soldati della contea di Deschutes, penso. Non ricordo bene. C'erano altri con loro? Donne, bambini?
Non ricordo. Ok. Tommy lo saprebbe. Tommy? Tommy Strickland, il mio migliore amico, ma non c'è più. È corso a nascondersi con il padre. In che senso? Suo padre aveva un rifugio antiatomico e l'aveva rifornito di tutto. Mappe, cibo, acqua, armi, provviste del genere. Ok, sai come raggiungerlo? No, mi avevano chiesto di andare con loro, ma aspettavo che mamma e papà tornassero. Ci siamo, il posto è questo. Tu restami vicino. Ok. Beh, chi è che è venuto a trovarci? Signora Tucker! Oh mio Dio! Lisa, tesoro! Va tutto bene, sei al sicuro? Mamma e papà erano tutti malati, non sapevo cosa fare. Sono arrivati degli uomini, la gente stava male. Stai tranquilla, sei al sicuro ora. È un miracolo. Un autentico miracolo. Eravamo vicine di casa, vero Lisa? Vivevo in fondo all'isolato. Conoscevo i suoi genitori. Loro sono qui, signora Tucker. Cara, conosci già la risposta? No. Non sono qui. Entriamo, su. Potrai lavarti e mangiare qualcosa. Poi ti troverò un posto per dormire. Portala dentro, dalle da mangiare. Parla con Alcai. Stanotte avrai i tuoi crediti. Ehi, ehi, solo una cosa. Ha sofferto molto, puoi andarci. Aspetta piano. A me decidere no, come... No, stammi a sentire, sul serio. Cerca di non trattarla come tutti gli altri. Non venirmi a dire come gestire il mio campo. Se vuoi puoi stabilirti qui e contribuire. Allora sì che potrai parlare. Non puoi farti intenerire, Dick. Come gira? Di cosa hai bisogno? Ehi, come va? Ti servono scorte e armi. Torna al lavoro. Ehi, torna al lavoro. Posso fare altro per te? Ottima scelta. Serve qualcos'altro? Ok, come nuovo. Potente e precisa. Ti piacerà. Ti sentirai al sicuro là fuori.
Passa a trovarmi se ti serve altro. Di cosa hai bisogno? Chi si vede? Chiudo gli occhi solo per un momento. Questa. Come andiamo? Ehi, che si dice? A presto. È la tua moto, giusto? Va bene. Alla prossima. Boozer mi ha detto che vorreste trasferirvi a nord. Appena avremo l'equipaggiamento necessario, saliremo in sella. Inizia a darmi sui nervi. Merda. Ci mancheranno le vostre brutte facce. Sì, non lo pensano in molti. Torna presto. Come andiamo? Ehi, che si dice? Dammi un secondo. Ecco. Brian, a bordo. Sì, io Brian, sto per chiamare. Siamo diretti a Mrs. Spring. Sì, è O'Brien. Cosa ha detto? Metolius Springs, sì, certo. So dov'è. Ehi, Boozer, ci sei? Sì, Dick. Ho scoperto qualcosa. Quella radio della Nero potrebbe essere utile. So dove andranno domani. Hai detto che non era alla tua portata. Beh, non lo sono. Ma con un po' di fortuna... Sì, è O'Brien. Cosa ha detto? Metolius Springs, sì, certo. So dov'è. Ehi, Boozer, ci sei? Sì.
Ho scoperto qualcosa. Quella radio della Nero potrebbe essere utile. So dove andranno domani. Hai detto che non era alla tua portata? Beh, non lo so. Ma con un po' di fortuna posso entrare nel loro corpo. Fagliela vedere. E ricorda cosa diceva Jack. Non guidare più veloce del tuo angelo custode. Oddio, Jack raccontava un sacco di cazzate. Dico, chiudo. Ok, vediamo che diavolo può dire. Merda, non voglio ascoltare queste stronzate! Piena.